1995, la Quaglini aveva chiesto 4 milioni di lire in prestito all'83enne per comprare il motorino al figlio. Dopo aver pattuito le modalità della restituzione, Della Pozza pretende delle prestazioni sessuali. Milena Quaglini però non accetta l'offerta dell'usuraio, memore delle violenze subite durante l'infanzia. Di fronte all'ennesima molestia di Della Pozza, la donna lo colpisce alla testa con la lampada di un comodino. Poi lascia l'abitazione e vi fa ritorno 3 ore dopo, fingendo di trovare il corpo privo di sensi dell'anziano e contattando il 118. L'uomo muore dopo qualche giorno, nessun sospetto sulla Quaglini, le autorità collegano il delitto all'ambiente criminale, complice l'attività da strozzino della vittima.